Ciao. Buonasera a tutti, voglio ringraziare tutti i partecipanti a questa cena che mi ha fatto piacere, tra i nostri dipendenti, le loro famiglie, i nostri più pregiati fornitori, addirittura arrivano da molto lontano. E voglio dire che dopo ci sarà il karaoke, preparatevi perché ci sarà il concorso. Chi canta meglio vincerà, vediamo poi cosa mettere in campagna. Oltre a ringraziarvi, non voglio fare tanti discorsi perché quando faccio discorsi mi emoziono, quindi è meglio che stia zitto. Voglio ringraziare innanzitutto tutti i dipendenti, i miei dipendenti che ci hanno seguito fino adesso, anche nei momenti brutti. Fortunatamente siamo risaliti dalla crisi che c'è stata, abbiamo perso un po' di dipendenti, non perché li abbiamo mandati via, ma sono andati via da solo perché si erano scocciati probabilmente, e quindi va bene così, siamo risaliti praticamente quasi al fatturato del 2006, questa è una cosa molto buona. Basta, io lascio ai miei figli che sanno parlare meglio di me in pubblico. Almeno non fanno le figure di Emma come l'ho fatta io. No, io nel caso dei fazzoletti, Qui. Fazzoletti? No, perché no, devo spiegare solo una cosa, che ieri si è emozionato perché nel ringraziare ovviamente ha ringraziato anche la famiglia per questo, cioè soprattutto noi e Roberto per questo passaggio, per aver preso abbiamo un disturbatore per aver preso per averlo affiancato in questa impresa e essere comunque averlo aiutato nei periodi difficili, quindi si è emozionato e ora non lo vuole fare più, ecco, quindi già lo vedo già che non voglio più fare discorsi. Non vuole più fare discorsi, ok. Però c'è. Però li ascolta allora. Però li ascolta e c'è Anna che. Però io vorrei fare una premessa. Allora, abbiamo organizzato tutto questo sia la giornata di ieri che l'abbiamo fatta con i clienti più importanti. Abbiamo organizzato questa bella festa, ci tenevamo molto. E, insomma, l'abbiamo fatta e le organizzatrici sono state principalmente io e Anna. Un applauso alle organizzatrici Rossana e Anna.
E quindi, no, soprattutto volevo ringraziare Anna, volevo ringraziare anche Deborah che comunque mi hanno sopportato in tutto questo così turbinio di idee, perché ogni giorno veniva in mente qualcosa di nuovo da fare, qualcosa di diverso, di particolare. Poi insomma loro indagavano, dicevano no, questo sì, questo no, quindi grazie a Deborah e grazie a Anna, che adesso qui c'è scalpita, vuole dire qualcosa, non so cosa. Grazie anche a chi ha montato la moquette, che ha fatto tutto l'allestimento, perché è stato faticoso. Più che altro sotto il caldo di oggi era veramente difficile. Grazie anche a Denise che ci ha sopportato, ci ha fatto per diventare matta. L'abbiamo fatta diventare matta per fare tutti i cambi. Allora, lei ha parlato dei momenti di crisi in cui noi siamo stati vicino a lei, ma noi dobbiamo dire che abbiamo avuto un grande timoniere, che ha tenuto il timone, ha guardato bene l'orizzonte, ha cercato dove sfuggire dalla crisi. E quindi abbiamo pensato di regalarle questa targa per ringraziarla per la sua lungimiranza e il suo spirito imprenditoriale. Perché senza di lei non saremmo arrivati ad oggi, giusto? Magari vi sarebbe andata anche con me. No, non penso. Quei tempi che corrono, no. Questo è per lei, grazie, per ringraziarla. Grazie. Per non farla commuovere, questo. Non volevano farla commuovere. Ringrazia tuo papà per me. Io ho ringraziato tutti. Finora appunto non ti ho ringraziato. Ho ringraziato ieri perché diciamo che quello che ci stai dando, comunque che ci hai dato come opportunità, è una cosa che capita a pochi. E capita a pochi avere la fortuna di poter lavorare e avere comunque supporto, no? Quindi di qualcuno che ti aiuta. Questo supporto non ce l'abbiamo solo da te, fortunatamente ce l'abbiamo anche da tutti i dipendenti che lavorano qui da tantissimi anni, e il fatto che comunque sia molti dipendenti siano arrivati a lavorare 25-26 anni con noi dimostra che comunque sia questa, più che un'azienda, è una grossa famiglia in cui tutti si aiutano, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi, insomma. Per cui io ringrazio chiaramente anche chi ha aiutato me, come diciamo nuovo arrivato 10 anni fa, che avevo diciamo qualche responsabilità per essere il figlio del titolare, e che mi hanno aiutato comunque sia a crescere, sebbene io non avessi le conoscenze che loro avevano maturato in anni e anni. Quindi farei un grandissimo applauso anche a loro per tutto quello che hanno fatto finora. E se siamo qua diciamo a festeggiare i 30 anni proprio perché ci sono persone che hanno voglia di fare, che hanno la passione di farlo, passione che arriva dalla testa fino a tutti, fino al magazziniere ad Alessandro, fino a tutti quanti, insomma, quindi... Esatto, e poi l'altra parte appunto che chiaramente siamo qua a ringraziare, che abbiamo voluto ringraziare con questa cena, sono tutti i fornitori che comunque sia ci aiutano, e alcuni lavorano di notte, lavorano il weekend, ne ho alcuni al tavolo, e questo vuol dire che oltre al fatto di creare un rapporto di lavoro si crea sempre un rapporto di amicizia, di collaborazione che va oltre, insomma. Quindi, grazie ancora a tutti. Ora tocca a te. No, dunque, vabbè, anch'io lo stesso percorso suo, ho ricevuto tanto aiuto, abbiamo avuto tanto aiuto da parte anche dei consulenti, non sono da dimenticare perché hanno fatto un lavoro fondamentale, parlo di chi si occupa della consulenza del personale, chi si occupa i consulenti commercialisti, il nostro studio commercialisti ci ha aiutato tantissimo in un periodo abbastanza cruciale, quindi ringrazio anche loro. Chi dimentichiamo? No, non dimentichiamo nessuno, ringraziamo i dipendenti. Un ringraziamento particolare ovviamente a chi è con noi da tantissimi anni, e insomma dopo ne parleremo. Anche qualcuno che è già uscito. Anche persone che sono già uscite. Abbiamo delle persone che sono ancora collaborano con noi pur essendo già anche in pensione, quindi questo penso che sia un elemento abbastanza rilevante. Un elemento visibile. Un elemento visibile. Anche in l'altro, piedi. Uno, due, ce ne sono anche, c'è Nico, Leo Pizzi, Silvestri, e poi vabbè, visto che comunque siamo qui tutti e tre, c'è anche un elemento fondamentale che è la signora Picco,
quella qui, nostra mamma, che... Andiamo a fare il discorso, no? Discorso! I primi bimbi che si devono preparare sono Enea e Mia! Segno della della maglietta! Sei pronto a diventare dipendente? Così! La maglietta, voilà! Bella! Ma no, vai. Vai che ti fanno la foto, poi c'è. Poi c'è. Voglio fare anch'io. Guarda, sì.